Le sono molto grato per essere venuta fino a qui. La signora McNeil mi ha detto di mettermi a sua disposizione. Farebbe qualsiasi cosa per padre Merrill. È convinta che si sia sacrificato per Regan. Crede che lo faranno santo? Il mondo non vuole altri santi. La mia non è un'indagine ufficiale. Quando Merrin arrivò, come si preparò spiritualmente? Pregò? Non è stato mai spiegato come è morto, vero? Senta, padre Merrin nominò mai il demonio? No. Ma il demonio lo conosceva. Lei come lo sa? Lo chiamò per nome. Le sembrò che il demonio aspettasse padre Merrin? Sì. E lo temeva, credo. Secondo lei, padre Merrin aveva paura? È meglio che veda la stanza prima. In che stato era la bambina quando padre Merrin salì da lei? Pauroso. Aveva una faccia. Non sopportavo di starle accanto in seguito. Ma ora ci sta. Stetti lontana 2 anni. 2 anni di incubo, credendo di impazzire. E ciò nonostante, desideravo rivederla. Tornai finalmente e scoprii che solo con lei sto veramente in pace. Come si spiega? Sono terrorizzata, non può aiutarmi. Non sono qui per lei. Là. Là dentro. Perché non prega? Ha provato a pregare? Pregare? Per l'anima di padre Merrin, morto in questa stanza, e per Sharon, sfiorata dalle ali del demonio, e per me stesso, per me stesso.